Ciao a tutti e bentornati. Nel video di oggi voglio parlarvi della configurazione elettronica, ossia delle regole che ci indicano in che modo vengono riempiti gli orbitali atomici. Vi invito anche a vedere il video precedente in cui ho parlato dei numeri quantici e degli orbitali atomici, in modo tale che possiate avere una panoramica super completa sull'argomento. Dopo aver visto nel video precedente cosa sono i numeri quantici ed in che modo la loro combinazione serve a descrivere i vari tipi di orbitali, nel video di oggi voglio parlarvi della configurazione elettronica. Poiché una volta che sappiamo il numero di elettroni, quali orbitali vanno ad occupare e l'energia di questi orbitali, è possibile predire, nonché comprendere, alcune proprietà degli elementi. In particolare vedremo quali sono le regole per disporre gli elettroni negli orbitali e infine vedremo un'applicazione di queste regole all'atomo di ferro. Ma ora basta con le chiacchiere e tuffiamoci nella chimica. Quando si parla di configurazione elettronica, si intende che ad ogni elettrone dell'atomo viene associato un orbitale. Lo scopo è di riempire tutti gli orbitali atomici in modo tale che l'atomo alla fine si trovi nello stato più stabile, ossia nello stato a più bassa energia. Esiste un termine tedesco che significa costruzione ed è con questo termine che ci riferiamo al riempimento degli orbitali atomici. Ma vediamo ora quali sono le poche semplici regole che servono per scrivere correttamente la configurazione elettronica di un atomo. La prima regola è il principio di esclusione di Pauli, che definisce quanti elettroni si possono trovare in un orbitale. Secondo questa regola, in un atomo non possono esserci due elettroni con tutte e quattro i numeri quantici uguali. Se due elettroni occupano lo stesso orbitale, allora hanno uguali i primi tre numeri quantici, ossia il numero quantico principale, il numero quantico secondario ed il numero quantico magnetico. Questo accade perché sono proprio questi tre numeri quantici che servono per descrivere un orbitale. Quindi, quando un elettrone occupa un determinato orbitale, automaticamente gli si associano quei numeri quantici. Per rappresentare graficamente questo concetto, si indica un orbitale con un quadratino, mentre la presenza di uno o due elettroni in quell'orbitale è indicata con una o due frecce verticali. Ora, per rappresentare il principio di esclusione di Pauli, i due elettroni che si trovano nello stesso orbitale devono differire per il numero quantico di spin. Quindi un elettrone avrà spin 1/2 e l'altro meno 1/2. Quindi un elettrone sarà rappresentato con una freccia verso l'alto, mentre l'altro elettrone con la freccia verso il basso. Se vogliamo sapere quanti elettroni ci sono in un determinato orbitale, basta applicare la formula 2n, dove n indica il numero di orbitali. Quindi, nell'orbitale 1s troveremo due elettroni, negli orbitali p, che sono 3, ci saranno 6 elettroni, nei 5 orbitali d 10 elettroni e negli 7 orbitali f 14 elettroni. Mentre se vogliamo sapere il numero totale di elettroni che si trovano in un determinato livello energetico, basta applicare la formula 2n alla seconda, dove n questa volta indica il numero quantico principale che identifica il livello energetico. Ad esempio, nel livello energetico n uguale a 2, applicando la seguente formula, ossia 2 per n alla seconda e sostituendo n con 2, troviamo che ci sono 8 elettroni, 2 nell'orbitale 2s e 6 elettroni nei 3 orbitali 2p. La seconda regola di cui voglio parlarvi e di cui bisogna tener conto per la configurazione elettronica è la regola del riempimento progressivo, secondo cui prima si riempiono gli orbitali a più bassa energia e poi gli orbitali ad energia più elevata.
Gli orbitali che possiedono un'energia più bassa sono quelli più vicini al nucleo, a cui si associa un numero quantico principale più piccolo. Quindi gli elettroni tendono a mettersi in delle posizioni più comode, quindi ad energia più bassa. La terza regola è il principio di massima molteplicità, detta anche regola di Hund, secondo cui se più elettroni occupano orbitali che si trovano alla stessa energia, quindi che sono degeneri, si dispongono ognuno su un orbitale diverso con spin parallelo agli altri elettroni. Per capire meglio questo principio, potete immaginarvi una stanza in cui ci sono tre sedie. Se in questa stanza entrano due persone, queste non andranno mai a sedersi entrambe sulla stessa sedia, ma su due sedie diverse. A meno che non stiano facendo il gioco della sedia, perché in quel caso le regole cambiano. Quindi, secondo la regola di Hund, se ad esempio ci sono tre orbitali vuoti con la stessa energia, ad esempio i tre orbitali di tipo P, due elettroni non si disporranno mai solo in uno di questi orbitali, ma ne andranno ad occupare due, uno per ogni elettrone e mantenendo lo spin parallelo tra loro. Infine, l'ultima regola, ma non la meno importante, per sapere in che ordine e quali orbitali vanno riempiti per primi, è la regola della diagonale. Vediamo come funziona questa regola. Nel primo livello energetico troviamo solo l'orbitale 1s. Nel secondo, l'orbitale 2s e 2p. Nel terzo, gli orbitali 3s, 3p e 3d. Nel quarto, 4s, 4p, 4d, 4f. E così via, ad esempio, fino al numero quantico n uguale a 7. Per sapere come avviene il riempimento di questi orbitali, bisogna tracciare delle diagonali che partono dal lato in basso a destra verso l'alto a sinistra. Quindi, come ordine di riempimento, si ottiene il seguente. Osservando attentamente, questo ordine di riempimento non segue l'andamento del numero quantico principale, n, ma si hanno delle inversioni, ad esempio, tra 3d e 4s. La spiegazione di questo riempimento non lineare sta nel fatto che all'aumentare del numero quantico principale, e quindi dell'energia dei vari livelli energetici, la differenza in energia tra i vari sottolivelli diminuisce e si ha una sovrapposizione e un'inversione di questi, come ad esempio tra 4s e 3d. Vi ricordo che i sottolivelli sono gli orbitali atomici che per uno stesso livello energetico differiscono nel numero quantico del momento angolare che identifica la loro forma. Queste che abbiamo visto finora sono tutte le regole che servono per scrivere correttamente la configurazione elettronica. Ma ora ricapitoliamole brevemente e vediamo un piccolo esempio. Allora, ricordiamoci che un orbitale può contenere al massimo due elettroni, ma devono avere spin opposti. Gli elettroni vanno ad occupare prima gli orbitali ad energia più bassa e poi quelli ad energia più alta. Se alcuni orbitali hanno la stessa energia, quindi sono degeneri, vengono riempiti tutti inserendo gli elettroni uno ad uno con spin parallelo. Ma ora vediamo un piccolo esempio per fissare al meglio questi concetti e metterli in pratica. Proviamo a scrivere la configurazione elettronica del ferro, che ha 26 elettroni che devono essere sistemati negli orbitali atomici. Osservando bene, lo troviamo nel quarto periodo. Questo significa che il livello energetico più esterno è quello che ha n uguale a 4. Quindi abbiamo bisogno delle prime 4 righe della regola della diagonale per scrivere la configurazione elettronica. Il primo livello energetico, quindi la prima riga della diagonale, ha solo l'orbitale 1s. Il secondo livello ha l'orbitale 2s e 2p. Il terzo livello ha l'orbitale 3s, 3p e 3d. Il quarto invece ha l'orbitale 4s, 4p, 4d e 4f. Seguendo la regola della diagonale, scriviamo quale sarà l'ordine di riempimento. Quindi quello che abbiamo è 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s e 3d.
Qui si ha l'inversione delle energie degli orbitali, quindi va riempito prima il 4s e poi il 3d. Per gli orbitali p vanno messi prima i 3 elettroni, uno per ciascun orbitale di tipo p, secondo la regola della massima molteplicità di spin, e poi proseguire con il riempimento. Quindi la configurazione elettronica finale è la seguente. Una volta scritta la configurazione elettronica, è possibile individuare anche gli elettroni di valenza, che per l'atomo di ferro sono 8. Gli elettroni di valenza sono gli elettroni che appartengono al livello energetico più esterno e sono questi elettroni che ne determinano le proprietà chimiche degli elementi e la loro reattività. Per esercitarvi, provate a scrivere la configurazione elettronica di qualche atomo a vostra scelta. Potete anche lasciarla nei commenti, così vediamo se è corretta. Spero che questo video vi sia stato utile per comprendere quali sono le regole che servono per scrivere correttamente la configurazione elettronica. Vi rimando anche a vedere i video precedenti del canale per avere una panoramica completa sull'atomo. Se il video vi è piaciuto, lasciate un bel like e condividete, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Perché dai prossimi video smettiamo di parlare dell'atomo e ci dedichiamo ad argomenti più interessanti e a tante curiosità sul mondo che ci circonda. Perciò mi raccomando, iscrivetevi. Io, come sempre, vi do appuntamento al prossimo video. A presto!